e vado subito ad introdurre il prossimo gruppo che vedo già pronto per voi sul palco. Loro sono un gruppo dai forti accenti internazionali. Sono con noi gli Struja. Eccoci di nuovo qui, questa volta in compagnia degli Struja. Cominciamo subito dal nome del gruppo, che in serbo significa corrente. Andrea, siete un gruppo che dà la scossa? Siamo un gruppo che ci prova a dare la scossa. Il nome è un nome serbo, visto che uno dei componenti è qui serbo, di origini. Serbo, esatto. E sì, dai, stiamo cercando di... Col nostro gruppo di creare un sound che insomma richiami l'elettricità. Presenta i componenti del gruppo. Noi siamo... abbiamo Loris, il nostro DJ, abbiamo Goran, bassista e aiuto tecnico, e io alla voce. Il cantante. Sì. So che state realizzando un EP, ce ne volete parlare? Sì, stiamo producendo questo EP dove
praticamente stiamo racchiudendo il meglio di quel che è stato il nostro lavoro, che è partito da maggio 2011, questo è un trio fresco, e siamo partiti subito a trovarci in situazioni da live abbastanza grandi, dove abbiamo portato avanti queste nostre produzioni e stiamo cercando di prendere quel che è il sunto di quel che vuole essere il gruppo a livello musicale. Ultimamente state lavorando a tanti grandi eventi e parties, insieme anche a grandi artisti. Vuoi farci qualche esempio? Sì, abbiamo avuto modo e la fortuna di suonare, tra l'altro subito abbiamo avuto la fortuna di saltare gavetta direttamente dalla nuova formazione. Ci siamo ritrovati da che siamo partiti a maggio con le produzioni, a luglio su un grosso palco in un grande festival milanese. Ci siamo ritrovati a suonare con nomi come Aphrodite o come Drop the Line, insomma DJ di rilievo internazionale, e anche con band come Il Genio o con Brusco, che è stato in Liguria, e insomma un po' di nomi che hanno fatto sì anche che ci fosse un bel po' di gente giù dal palco e ci abbia dato modo di, insomma, di andare come forte. Come create la vostra musica? Quali generi prediligete e come viene proprio realizzato il vostro pezzo? Noi abbiamo, insomma, arriviamo da un sacco di generi diversi e abbiamo cercato di racchiudere ciò che ci veniva, insomma, meglio, ciò che abbiamo seguito individualmente negli anni a livello di musica, e riunirlo sotto appunto il nome Stroia, e prendiamo spunto da, partendo dal pop, arrivando fino all'electro dance, passando dall'indie, rock, trance, cioè ce n'è, drum and bass, giustamente, i nostri DJ. Secondo voi resterà la musica dance in Italia? Secondo noi resterà la musica dance in Italia, secondo noi lo speriamo anche, tra l'altro, e comunque sì. Io lo spero perlomeno. Speriamo, insomma, che resti questo genere anche nella nostra Italia. Progetti vostri per il futuro? Progetti nostri per il futuro? Beh, ovviamente appunto stavamo parlando della produzione del nuovo EP. E continueremo con i nostri live. Abbiamo, insomma, avete nuove date presto? Sì, dovremo. Beh, abbiamo un 25 febbraio appena svolto, e abbiamo Piacenza, abbiamo altri festival. Sì, a partire da aprile, lui è quello che sa le date. Abbiamo sentito il vostro prezzo, voi trattate principalmente musica dance. Secondo voi in Italia questo genere avrà un futuro ed è paragonabile alle grandi produzioni anglosassoni o americane? Se avrà un futuro o meno, stiamo a vedere. Di sicuro noi ci ispiriamo, visto anche a quello che è il genere che affrontiamo, a artisti di altre nazioni, di sicuro non italiane, perché americani la cultura, quindi, o quali in particolar modo? Americani, noi ci ispiriamo molto ad artisti come Justice, anziché, non so ragazzi, a chi ci ispiriamo? My Chemical Brother, Prodigy, insomma, siamo più europei più che americani. Europei. Sì, e in Europa sì. Un gruppo in particolare? Ma in Europa, beh, i Justice ad esempio, sono un gruppo Justice, sì, francese ovviamente, e rimanendo insomma su quella linea principalmente. Non mi sento comunque, non ci sentiamo vicini a nessuno di questi in particolar modo, però sono quelli magari più vicini, insomma. La vostra esperienza Music on the Road? La nostra esperienza Music on the Road, insomma, l'abbiamo voluto affrontare perché pensiamo sia un punto di ottima visibilità e che ci possa dare l'opportunità di far sentire a più gente possibile quella che è la nostra musica e la nostra arte. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi faccio i miei auguri per il futuro. Grazie a te Francesca, grazie di Stroia. E tu? Sei pronta a vivere la tua passione per la musica? Anche oggi si conclude la nostra puntata di Music on the Road. Vi ricordo di visitare il nostro sito, la nostra pagina Facebook o il nostro canale YouTube. A me non resta altro da fare che salutarvi e lasciarvi sulle dolci note di I Will Always Love You di Whitney Houston.